Bentornati in un altro vlog del comico K3. Qui è K3 che parla e oggi cosa andiamo a fare? Oggi andiamo a recensire, perché questo è il termine giusto, delle custodie per iPhone 6. iPhone 6, non iPhone 5, 5S, no, iPhone 6. Sono 7 custodie che vi voglio recensire io per farvi capire quale di queste potreste andare ad acquistare per avere un bel design e un bel, diciamo, e una sicurezza nel proprio iPhone. Capire quali di questi potete andare ad acquistare, metterò i prezzi, i nomi, ma soprattutto ringrazio il capitano che mi ha dato queste custodie, perché lui non le usa, dice che si trova meglio senza, vuole tenere l'iPhone 6 senza cover. È un po' pazzo, perché se cade l'iPhone si spacca, però vabbè. E quindi ve le recensisco. Ok ragazzi, partiamo subito con la prima cover della Motomo, cover in alluminio, il retro è in alluminio argentato come possiamo vedere, i bordi sono neri, i bordi, ok, e il dentro, il grip dentro diciamo che è in gomma, quindi a mio parere è abbastanza carina. Sto cercando di metterci il meno possibile per farvele vedere, perché logicamente non posso fare un video di 20 minuti parlando di una cover, ok? Se no potrei anche annoiarvi un po'. Comunque sia, questa qui è della Motomo. Dopodiché passiamo ad un semplice bumper arancione. Confrontiamolo con un bumper della Puro Blu. Questo qui ve l'avevo già unboxato. Ok, perfetto. Vediamo un po' la differenza. Logicamente la qualità un po' si nota, giusto per la definizione, il resto, anzi mettiamolo nello stesso lato, ok, in questo caso è così, perfetto. Questo qui è della Puro, allora diciamo che i bumper, ve l'ho sempre detto, lasciano spazio al design, ma se il telefono cade, becca che ne so un sasso, comunque becca dietro, e potete salutarlo perché si spacca. Però devo dire che sono abbastanza carini entrambi, quindi i bumper io li consiglio quasi sempre per chi vuole avere una cover easy che però protegga i lati e lasci spazio al design, ok. Dopodiché abbiamo questo specie di portafoglio della SBS, penso sia, leggetela voi, cioè io sinceramente non devo dire che non mi alletta così tanto questa marca, cioè questo tipo di cover a, diciamo, a chiusura così, perché sono sempre più di quelle, mi piacciono di più le altre. Lascia spazio al microfono per sentire le chiamate e diciamo che ha una calamita abbastanza piccola per chiuderlo e per non far aprire lo sportellino. Vedete che appena faccio pressione si apre. Il dentro è comunque un grip morbido, quasi in tessuto. E che dire, legge benissimo il nostro iPhone, soprattutto la parte dello schermo, quindi su questo non mi posso affatto lamentare, ok. Dopodiché passiamo ad una cover simpatica, ragazzi, qui però non sono riuscito a capire di che marca è, proprio probabilmente sarà una marca, su Amazon si trova, e comunque sia ha questo, diciamo, quasi effetto gel che cola, no? Effetto liquido che cola dietro, come possiamo vedere. Si mette, protegge bene il nostro iPhone, protegge bene i bordi, comunque sia lascia spazio anche ai tasti, per questo, in questo caso per il silenzioso, come possiamo vedere, è libero, ovvero c'è proprio il foro. E come vediamo anche il tasto di blocco e sblocco dell'iPhone, cioè di blocco, è comunque coperto. Però se è bella, secondo me è bella, questa cover qui è bella. Magari sta meglio con un iPhone bianco che con un iPhone SBS Grey. Però a me piace, sinceramente piace. Ok. Dopodiché abbiamo una cover ultra slim. Le cover ultra slim io non le consiglio mai perché non proteggono assolutamente niente, perché quando cadono, non come tanti dicono che l'ultra slim proteggono, non è assolutamente vero, è come metterci una busta di plastica sul telefono, se il telefono cade si spacca logicamente, perché la botta la prendono tutti. Quindi queste cover qui ultra slim io le sconsiglio, proprio le sconsiglio, ma le sconsiglio pesantemente, anche perché vi rovinano il telefono.
E alla fine abbiamo la mia cover, quella che vi avevo unboxato, che è costata anche un pochino, della EXO Power, che secondo me queste cover qui, con questo, vabbè, a parte il design rosso che l'ho presa così, però con questo, di questa composizione sono le migliori, di certo non mi posso lamentare. Quindi ancora una volta EXO Power non mi delude, non mi delude. Quindi, a mio parere, allora, le migliori cover che potete prendere sono questa della EXO Power, questa qui verde, che a me piace molto, non mi dispiace, e poi della Motomo, questa qui. Motomo è cinese, giapponese, sarcazzo, questa qui. Ragazzi, queste sono le cover più resistenti che potete trovare. Logicamente ce ne sono altre, eh. Non lo metto in dubbio che ce ne siano altre, ma queste diciamo che sono tra le cover più resistenti che potete trovare. Vabbè, poi se volete lasciare spazio al design, i bumper. Quindi, raga, che dire, per questo video è tutto. Al prossimo vlog del Comico K3 ringrazio ancora il capitano che mi ha permesso di recensire queste custodie. Sono un po', alcune le avevo già, altre invece mi sono state date. E che dire, al prossimo vlog del Comico K3, appunto, spero col comico e magari andremo a vedere comprare o non comprare iPhone 6S per i possessori già di iPhone 6 o in generale. Io sono più sul sì, ma ci sono tante cose che mi porterebbero sul no, per esempio il prezzo. Ragazzi, 889 € per la versione 64 GB, c'è da spararsi. Al prossimo vlog.